di essere intervenuti numerosi anche questa sera. Abbiamo una new entry, anche se già quasi un veterano del gruppo, ma comunque il dottor Roberto Porro, che esordisce anche lui con una delle nostre lezioni telenovela, che si articolerà come il corso di astronomia e altre cose in più puntate, e traccerà quella che è la storia, dico giusto, delle nostre conoscenze dell'universo. Quindi partiremo proprio con un approccio storico, partendo dall'antichità, dalla preistoria alla classicità greco-romana, e poi arriveremo fino alle concezioni rinascimentali, Copernico, alla scienza moderna, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alle cosmologie relativistiche. Questo fra molte puntate, poi vedremo quante verranno in corso d'opera, quante ne verranno fuori. Questa sera più o meno ci fermeremo a Tolomeo. A Tolomeo, sì, all'incirca, per non caricare troppo la serata. Lascio la parola all'omonimo. Grazie. Grazie a tutti di essere venuti. E, vi tedierò, spero di no, per circa un'ora, e vi parlerò, come ha detto il mio omonimo, del cosmo, dell'universo e della volta celeste. È il titolo Dal centro alla periferia. Perché dal centro alla periferia? Perché la concezione antica vedeva la Terra al centro dell'universo, e poi ultimamente abbiamo scoperto che non siamo né al centro del sistema solare, non siamo al centro della galassia, non siamo al centro dell'universo, e forse non è anche il nostro universo fa parte di uno dei tanti possibili universi. Come potete vedere, la vecchia concezione è dove siamo noi nell'universo visibile, puntino, pressoché invisibile noi. Allora, parlando di universo, penso che la cosa prima da fare sia definire un po' il termine universo, parola che deriva dal latino ed è composta da unus, uno, e versus, che è il participio passato del verbo vertere, che vuol dire cambiare, girare, volgere. Quindi, a volerlo tradurre in maniera molto letterale, è ciò che è volto in uno. Se vogliamo avere un riferimento storico a questo concetto, lo ritroviamo scritto, come parola scritta, nel quarto libro del De Rerum Natura di Lucrezio, e risale a circa 2100 anni fa, nel 57-55 a.C. Come concetto etimologico, universo, ripetiamo, tutte le cose che ruotano in una, fa un po' riferimento a un concetto dei greci antichi, che poi approfondiremo tra qualche diapositivo, secondo cui la Terra era al centro dell'universo, era immobile e tutto le ruotava attorno. Prima di proseguire nel discorso, vorrei, visto che parliamo di universo, di questa cosa così grande, vedere un po' proprio metricamente come siamo piazzati noi al centro di tutta questa immensità da una parte e microscopicità dall'altra. Quindi vi ho preparato qua un paio di diapo dove c'è una serie di misure, dove abbiamo il nostro omino che sta nel raggio di 1-2 metri come altezza, e tutte le scale a descendere fino ad arrivare alla misura più piccola concepibile al giorno d'oggi, che è la misura di Planck. Tra il metro e la prima unità di misura ci sono tre unità di grandezza. Si passa dal metro alla sua millesima parte, che è il millimetro, e fino al millimetro siamo ancora a misura d'uomo, siamo a dimensioni che noi possiamo comunque gestire, capire e vedere a occhio nudo. Io con gli occhiali magari ho qualche difficoltà, però in media diciamo che tutti quanti siamo in grado di accedere a queste dimensioni. Al di sotto del decimo di millimetro, quindi a 10 alla meno 4, una buona lente ci può aiutare a vedere qualcosa, e più scendiamo in basso, più le capacità dell'occhio non hanno più la capacità di risoluzione corretta, e dobbiamo ricorrere ad altri strumenti tipo microscopio per vedere, ad esempio, a 10 alla meno 6, che è il micrometro, milionesimo di metro, per vedere ad esempio i corpuscoli del sangue, in questo caso i globuli rossi. Scendendo ulteriormente, ci spostiamo verso i miliardesimi di metro, i nanometri, abbiamo le frequenze luminose, ad esempio il verde, che sono 550 nanometri. Ho un piccolo inciso che poi magari svilupperemo in un'altra lezione con i nostri fisici, che stavamo già pensando. Se noi osserviamo qualcosa di così piccolo tramite la luce, vuol dire che al di sotto delle dimensioni
delle frequenze dell'onda, delle dimensioni, delle lunghezze d'onda della luce, la luce non va più bene per osservare quello che c'è, perché le cose sono più piccole e il potere di discriminazione non è adeguato. Quindi, ad esempio, per vedere la molecola del DNA che è intorno ai 2 nanometri, il microscopio ottico non va più bene. Ci servirà qualcosa con un potere di risoluzione maggiore, che in questo caso può essere un microscopio elettronico. Oh, vedete qua che in tutta questa, dai 10 alla meno 9 al metro, funziona ancora egregiamente la meccanica classica. Quindi i principi, le leggi di Newton e altre cose vanno molto bene. Da qui in poi le cose cambiano in maniera drastica, cambiano in maniera notevole e si va a finire nel campo della meccanica quantistica. Vedremo, poi ne parleremo più avanti della meccanica quantistica, ne parleremo in maniera semplice, anche se l'argomento, come disse Feynman, la meccanica quantistica, nessuno può capire la meccanica quantistica. La meccanica quantistica si studia, ma non viene capita in maniera intuitiva, perché fa parte di quelle materie, di quelle nozioni controintuitive. Io posso pensare a una cosa che credo che funzioni perché sono abituato alle mie dimensioni di mondo, a quei livelli lì le cose vedremo che poi cambiano in maniera notevole. Quindi troviamo a 10-12 metri al picometro, troviamo le dimensioni all'incirca dell'atomo di idrogeno, il raggio di Bohr, poi troviamo l'elettrone a 2 picometri, scendiamo ancora, troviamo i quark leggeri, i quark top ancora più in basso, per arrivare ai 10 alla meno 19 metri di dimensioni in cui si vanno a studiare attualmente nel Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, si vanno a studiare le particelle subatomiche e anzi ultimamente grazie a questo strumento qua che se ben ricordo mi pare che sia di 27 km di diametro è stato scoperto il famigerato, famosissimo bosone di Higgs giusto un anno e mezzo fa se ben ricordo, giusto? Al di sotto di questa misura e fino ad arrivare ai 10 alla meno 34 metri c'è quello che i fisici chiamano il problema della gerarchia, ve lo spiegherò poi in maniera rapida tra alcune lezioni. In tutto questo intervallo di misure attualmente non sappiamo cosa ci sia. Non abbiamo nessuno strumento che ci permetta fisicamente di andare a vedere cosa c'è. Intorno ai 10.032 si presuppone che vi sia l'unificazione delle forze, vale a dire che le quattro forze fondamentali diventino praticamente una cosa sola, come pare fosse al momento della nascita dell'universo. Nascita dell'universo che i fisici che si occupano dello studio delle alte energie a livello di gravità quantistica dicono che potrebbe essere nato tutto il nostro universo dalle dimensioni di Planck, da un cubetto delle dimensioni di Planck, 1 per 10 alla meno 35 metri, quindi 0, 35 zeri e un 1. Ad altissima densità, ad altissima temperatura, da lì poi nascerà l'universo. E allora, nasce l'universo si espande e vediamo invece dalla parte delle grandi dimensioni. Quindi, sempre nelle dimensioni da misura d'uomo, il metro, il chilometro, 10 alla 3, 10 alla 4, 10 alla 5, e poi cominciamo ad arrivare a dimensioni planetarie. Andiamo in scala subgalattica, 10 alla 7 metri, il diametro della Terra, 10 alla 9, il Sole, 10 alla 11, l'orbita terrestre. Ah, logicamente gli strumenti in questo punto cominceranno a essere telescopi per osservazione dei corpi celesti, telescopio ottico, che da qui vi permette di arrivare all'universo conosciuto, diciamo tramite non tanto quelli terrestri quanto più che altro telescopi orbitali tipo Hubble o Spitzer. Oltre al sistema solare si può già utilizzare anche il radiotelescopio per captare le radiazioni elettromagnetiche che provengono dal cosmo, la distanza galattica, i 10 alla 20 metri. Poi tramite i satelliti, questo tra parentesi è Gaia, quello che la dottoressa Flacco ci ha illustrato alcune lezioni fa, e da qua tramite i satelliti tutto adesso riusciamo ad arrivare ai 10 ai 24 metri, che è la radiazione cosmica di fondo che rappresenta la fotografia dell'universo 350.000 anni dalla sua nascita effettiva, e quindi l'universo conosciuto nei 10 alla 30 metri. Quello che volevo farvi vedere è che
di qua si parla di 10 alla 30, 10 alla 33 metri, dall'altra parte 10 alla meno 34, 10 alla meno 35, per cui in questo caso l'uomo è al centro dell'universo come dimensioni, siamo in mezzo alla scala ed è l'unica cosa nel quale siamo al centro. Bene, dopo questa parentesi vi propongo una serie di piccole domande molto semplici nella formulazione. Chi mi sa dare la risposta esatta vince il premio dei premi, perché sono, penso che da quando l'uomo è senziente se le sia poste queste domande e nessuno ha mai dato una risposta realmente convincente e definitiva. Che cos'è l'universo? Da dove viene, dove va e cosa intendiamo per universo? Vediamo se riusciamo a dare un po' un senso a queste domande entro le nostre conoscenze attuali e vedendo le conoscenze dei nostri antenati. L'universo è, bene, tutto ciò che vediamo nello spazio, incluso lo spazio stesso, vale a dire, questa è la materia che mi circonda, ma anche questo spazio che c'è tra me e il tavolo, in questo caso, tra me e voi, o tra la Terra e la Luna, questo fa parte dell'universo. Sì, può essere, perché no? Tutto ciò che esiste fisicamente, quindi nell'universo consideriamo solo le cose materialmente esistenti. Materialmente va bene, materia? Sì, questa è materia. Einstein ci insegna che la materia e l'energia sono praticamente la stessa cosa, quindi l'energia non la vediamo, ma anche questa fa parte dell'universo. Tutto. Bello. Tutto è una parola corta, semplice. Ma cosa vuol dire tutto? Tutto, definire tutto, definire nulla di per sé è complesso. Comunque, cominciamo a vedere tutto, cosa potremmo includere nel termine tutto. Nel tutto potremmo includere le leggi di natura, le leggi che governano i moti celesti, la forza di gravità, tutte queste leggi che si sono formate al tempo della nascita dell'universo e che fanno e che governano e permettono al mondo di funzionare, permettono alle stelle di bruciare il loro combustibile nucleare, permettono alle galassie di ruotare, permettono l'attrazione gravitazionale. Quindi questo potrebbe far parte del tutto, certo. Nel tutto includiamo quindi lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo, includendo il tempo, penseremo al passato e al futuro. Fanno parte del tutto, ciò che è stato e ciò che sarà. Ciò che esiste anche al momento, quello che è qui e ora. Ma oltre a ciò che esiste, anche ciò che potrebbe esistere. Ciò che potrebbe esistere, ma che al momento non c'è. Ciò che potrà esistere o che potrebbe esistere. Ciò che potrà esistere in base allo sviluppo futuro degli eventi. Ciò che potrebbe esistere è ciò che sarebbe esistito se fossero successe cose particolari. Ad esempio, vi faccio un'anticipazione, se durante la formazione dell'universo, come sostengono i teorici delle stringhe, si fossero srotolate delle dimensioni accessorie e non quelle nostre, l'universo potrebbe essere completamente diverso, potrebbe esistere, magari noi non saremmo qui a parlarne, però potrebbe esistere tranquillamente. E poi ciò che non potrebbe esistere, ciò che non può esistere, ad esempio l'ognomo che mi esce fuori da sotto il tavolo adesso fa parte di un prodotto della fantasia, questa ad esempio è una delle cose che non può esistere, molte altre possono essere queste cose. Parlando quindi di ciò che può esistere, di ciò che non può esistere, di ciò che è la natura, gli uomini nel tempo si sono posti una serie di domande e tra i tanti ne ho preso una a caso, questo signor Scott Erigena, che era un filosofo tardo alto medievale, il quale è di concezione cristiana, cattolica, ha scritto parecchi saggi, tra i quali questo De divisione nature, fa subito una dicotomia sulla natura. La natura dice: la natura è formata dalle cose che hanno essenza, che ci sono, e dalle cose che non hanno essenza, dalle cose che non ci sono. Quindi già spacca la natura in due parti. E poi ne fa un'ulteriore definizione, parla di natura increata e creante, di natura creata e creante, creata e non creante, non creata e non creante. Queste quattro definizioni qua direte, vabbè, ma cosa voleva dire? Voleva dire quello che poi è la base del concetto cristiano dell'esistenza, la natura increata e creante è Dio che crea, ma è che non è mai stato creato lui, perché esisteva già prima del tempo.
La natura creata e creante e la creata e non creante sono praticamente il neoplatonismo, che in questo momento qua era particolarmente attivo, e quindi sono il mondo delle idee e il mondo delle apparenze. Infine, la natura non creata e non creante è nuovamente Dio stesso, però non è Dio come se stesso, ma è quello a cui l'essere umano, l'anima, deve tendere per la perfezione. Quindi il concetto della natura dell'universo ha una base teologica. Al giorno d'oggi la questione è un po' diversa, perché i cosmologi non vanno più per supposizioni filosofiche legate alle abitudini, a quello che si diceva, a quello che si pensava, ma cercano di indagare con criterio sulla struttura e sulla storia dell'universo. Perché l'universo esiste per quello che è, ma potevano, come vi ho accennato prima, sarebbe potuto esistere anche in modi diversi da quello che siamo abituati a vedere. Per noi l'universo in effetti è quello che vediamo, è quello che man mano aumentiamo le nostre conoscenze, man mano scopriamo delle cose, ci sorprendono, ci entusiasmano, ci spaventano anche in certi casi. Però per sapere se questo universo è così, così com'è, sarebbe il caso di creare dei modelli e di provare a vedere, per esempio, modificando qualche parametro dell'universo, vedere cosa verrebbe fuori. Ad esempio, cambiamo un pochettino il valore della costante cosmologica e vediamo se l'universo si espande, se collassa, se resta sempre uguale. Cambiamo leggermente il valore della forza di gravità, della costante di gravitazione universale, e vediamo se l'universo sarebbe come adesso, se si sarebbero, non so, se le galassie potrebbero essere formate o no. L'universo potrebbe essere più piccolo, più largo, più denso, meno denso, più caldo, più freddo. Quindi produciamo dei modelli per vedere com'è. Perché? Perché ci domandiamo il perché abbiamo queste caratteristiche, perché siamo nelle condizioni in cui siamo, perché la temperatura media dell'universo di adesso, ad esempio, è circa di 3 gradi assoluti, quindi 3 gradi sopra lo zero assoluto. E poi alla fine, dopo aver fatto tutte queste considerazioni, aver valutato, potremmo dire, vabbè sì, l'universo è quello che è, c'è solo questo, ci sta bene, è fatto così e non può esistere altro. Ma è vero questo? Forse sì e forse no. Perché i cosmologi hanno sperato, hanno creduto per molto tempo che questo universo fosse l'unico. Sarebbero tanti problemi di meno, cioè abbiamo un universo solo da studiare, per quanto complesso sia, una volta che l'abbiamo studiato la questione finisce lì. Invece no, pare che gli universi siano più di uno. Pare che ce ne siano tanti e che siano compatibili anche con le leggi di natura, quindi potrebbero esistere in questo momento altri universi esattamente reali come il nostro, con delle caratteristiche anche uguali al nostro, e quindi non siamo più l'unico universo, non siamo più soli neanche in queste cose, in questo grande contesto. Dopo questa introduzione, così, che poi questi concetti che svilupperemo nel corso della nostra telenovela, nelle prossime puntate, cominciamo a vedere l'importanza del posto. L'importanza del posto vuol dire le condizioni di osservazione della natura intorno a noi, in questo caso le osservazioni del cielo, parliamo. Essere in un certo posto, in un determinato luogo, in un determinato momento, influisce sulla nostra osservazione. In parte perché il tempo. Il tempo non inteso come il tempo, il secondo, 2 secondi, 3 secondi. Ha importanza anche quello, ma più che altro ha importanza il tempo nel momento storico. E tra quello che noi vediamo e quello che recepiamo della realtà c'è un filtro potentissimo in mezzo, è il nostro cervello. Il nostro cervello con le sue idee preconcette, con la cultura del momento, che ci fa interpretare i segnali esterni in un modo piuttosto che nell'altro. E vedremo proprio nel corso anche di questa lezione che le concezioni del periodo hanno influenzato moltissimo lo sviluppo della scienza e delle cognizioni scientifiche. E il posto invece, il posto fisico, perché cambia il sistema di riferimento nel quale noi ci muoviamo per osservare quello che ci circonda. E questo è un discorso che credo che abbiamo già fatto nei corsi di astronomia di base, che ci ha fatto anche il nostro amico Perrando quando ha parlato delle coordinate.
in base a dove siamo posizionati su questa palla rotante nell'universo, osserviamo un moto stellare che cambia da posto a posto. Ora, noi in questo caso non ci poniamo il problema se siamo noi che ruotiamo o se è l'universo che ci ruota intorno. Guardiamo, ad esempio, se siamo all'equatore, guardiamo verso il nord celeste, osserveremo che le stelle sorgono, fanno un arco sulla nostra testa e tramontano. E questo è molto regolare. Questo qua è un po' come dà un senso di essere al centro dell'universo. Cosa che invece cambia in maniera notevole man mano che ci spostiamo verso i poli, che sia il polo nord o il polo sud è indifferente. Il nostro omino, il nostro osservatore che si trova nella zona di Stonehenge, quindi sui 50-51 gradi di latitudine, ha una visione del cielo parecchio diversa da quest'altro che sta all'equatore. Il cielo è sempre lo stesso, non è cambiato. È cambiata la posizione sul pianeta, è cambiato qualcosa che gli antichi non conoscevano e che li lasciava perplessi. Questo signore qua vede le stelle che sorgono, gli passano sulla testa con un arco che non è più uniforme come quello là e che poi spariscono e tramontano. Ma non tutte, ce ne sono alcune in questa regione qua che non tramontano e non sorgono mai. Ma ruotano e ruotano tutte quante intorno a un punto fisso. Ruotano intorno a un punto fisso, e capite che per uno che non ha concezione di asse terrestre, che non ne sa niente di cosmologia, di universo, di spazio, di tutto quanto, questi punti luminosi che ruotano lì, perché ruotano intorno a quel punto? Sarà un punto particolare. Un punto particolare sarà un punto magico, divino, questo pensavano gli antichi, e quindi è per quello che nelle regioni nordiche fioriscono leggende di ipotetici, fantasiosi mulini nel cielo a opera di divinità e di battaglie per le conquiste di questi posti per gestire, per irrigare i terreni dei territori del nord piuttosto che quelli del sud, e vengono fuori poi tutte le leggende che ne conseguono. Ancora meglio per uno che sta invece al polo nord, posato sul polo, a parte le aurore boreali che gli danno qualcosa in più che gli altri solitamente non hanno, vede le stelle che non solo non tramontano mai, ma li girano costantemente intorno, sempre più o meno alla stessa altezza. Adesso vi faccio vedere una ricostruzione fatta con Stellarium. Questo qua è una ricostruzione di una serie di scatti nel tempo di un ipotetico cielo all'equatore. Vedete che c'è uno spostamento uniforme, come se vi facevo vedere l'immagine prima, dei corpi celesti nel cielo, che è assai diverso da questo ripreso a 60 gradi di latitudine nord. Eccolo qua, il centro del mulino. Questo centro qua sappiamo benissimo che è il polo nord celeste, e oggi sappiamo il motivo, lo sappiamo perché c'è il polo... l'asse della Terra è inclinato, ma non penso che sia da ripetere ormai questo concetto qua, che l'abbiamo già abbondantemente sviluppato. E lo stesso il fatto delle stelle che non sorgono e non tramontano mai, perché si trovano nell'emisfero boreale o in quello australe, sono le circumpolari, sono sempre al di sopra della linea dell'orizzonte e per cui sono sempre visibili, non tramontano, mentre le altre tramontano. Ma lo sappiamo noi oggi, ai tempi che furono non lo sapevano e gli creavano dei problemi di comprensione, perché l'universo degli antichi alla fine non era come il nostro, per meglio dire, era come il nostro ma veniva interpretato in maniera diversa. E lo spazio, il mondo, il tempo veniva percepito in maniera diversa. Voi pensate ad esempio a qualcuno, il contadino che poteva nascere e vivere tutta la vita magari in una valle, e per lui l'universo era quella valle lì, alla fine era quella valle, il cielo, e poi sapeva che probabilmente c'era qualcosa oltre i confini, ma erano posti poco conosciuti. Magari chi navigava, chi andava negli eserciti vedeva più mondo, però il mondo era molto più limitato, non come adesso che con internet, con i satelliti ci colleghiamo e vediamo tutto quello che vogliamo in qualunque momento. Cosa vedevano quindi gli antichi? Vedevano ciò che c'era da vedere, vedevano la terra, il mare e il cielo. La terra solida, ci si stava sopra, e quello era un contatto fisico molto intenso. Sottoterra si arrivava un pochettino a concepire sottoterra magari qualche lavoro in miniera,
oltre c'erano i demoni, c'erano le divinità degli inferi. Stessa cosa per il mare. Il mare, finché eravamo vicini alla costa, ci si navigava sopra tranquillamente, si poteva anche andare sott'acqua e raccogliere le perle o pescare dei pesci. Più in là era terra, ad esempio, prendiamo gli antichi romani, gli antichi greci, era il regno di Poseidone. Il cielo era completamente irraggiungibile ed era di elezione la casa degli dèi e di fenomeni ultraumani. Queste concezioni qua influiscono molto e si vengono a formare quelle che sono dette le cosmogonie. Cosmogonie, la nascita del cosmo. Si interrogano queste cosmogonie sulla nascita, sullo sviluppo e sulla fine dell'universo, come veniva concepito allora. Ecco, possibile fine. L'universo antico era un oggetto, veniva creato fisicamente da qualcuno, veniva creato da qualcosa di preesistente e aveva un rapporto di causa-effetto e di storia passata. Ad esempio, questo piano della scrivania è di legno. Prima di essere un piano di legno è stato lavorato, era un albero, l'albero è stato piantato in qualche modo, è cresciuto, è stato abbattuto. Quindi tutto ha una sequenza, tutto fa parte di una realtà tangibile. Vai avanti. Quindi l'universo viene creato a partire da qualche cos'altro, nasce, si sviluppa e forse muore, come tutte le cose del mondo, però ha in sé il germe della rinascita, quindi un universo che si crea, che viene creato, che raggiunge la sua maturità e che poi declina in una senescenza, in una morte. Questo è un universo ciclico. Vedremo che poi è un concetto che ritorna anche matematicamente nei primi anni del Novecento. Altre civiltà l'hanno ritenuto immutabile, è sempre esistito e sempre esisterà e mantiene la sua integrità strutturale, la sua integrità concettuale per sempre. Tanto è vero che Platone, ad esempio, dice: le apparenze sono quelle che sono e la realtà di tutto quanto sta nelle idee. E in più non si concepisce nulla in questi universi. L'universo è una cosa, le cose esistono, l'universo esiste, quindi il nulla non esiste. Questo qua abbiamo già parlato, l'universo non era sottoposto alla causa effetto, doveva essere per forza sottoposto a un principio di causa effetto. La storia passata l'abbiamo detto, e per Platone ad esempio, che appunto è il mondo delle idee e via. Le antiche cosmogonie cos'hanno quindi come fondamento? Hanno il fondamento di dire: guarda uomo, tu sei qui, sei su questo pianeta, sei su questa terra, ci sei per un motivo ben specifico, non ti preoccupare, perché qualche forza superiore, qualche volontà esterna ti ci ha messo, sei stato messo qui, hai il diritto di comandare sugli esseri viventi, sulle cose, come dice anche la Sacra Bibbia, e quindi non ti preoccupare, ci sei. È una certezza, hai una certezza, quindi non hai incertezze, ti dico che puoi stare tranquillo, e tutto è completo, tutto viene definito perché qualunque cosa succeda c'è qualcuno che ha decretato che doveva succedere o che comunque ha manovrato le cose affinché ciò succeda. Sono dette teorie del tutto. Le teorie del tutto vanno molto di moda adesso, sono importanti, sono teorie fisiche che adesso cercano di reintegrare tutte le varie costanti universali, tutte le unificazioni delle forze, e sono teorie del tutto scientifiche. Queste qua sono teorie del tutto, nel senso che danno un senso a tutte le cose, attingendo dal bussolotto delle idee così di ciascuno. Tanto per vedere un pochettino come proseguono le cose, partiamo dalle cosmogonie teologiche antiche. Nella storia del genere umano, come scienze, le prime scienze che sono nate, e si parla di circa 5.000 anni fa, sono state il calcolo numerico e l'astronomia. Calcolo numerico perché, molto semplicemente, perché noi quando siamo in giro anche inconsciamente contiamo. Io conto quanti siete voi, però lo faccio inconsciamente, dico siete tanti, siete pochi.
Pensate ai tempi andati, c'era magari il pastore che aveva n pecore, doveva contare le sue pecore perché la sera doveva riportarle indietro e prendeva magari sul bastone di legno e faceva delle tacchette, non contava neanche nel vero senso della parola, però faceva tot tacchette e tot pecore ci dovevano essere, dovevano corrispondere. Sono stati trovati dei reperti archeologici di bussolotti con consegne a pietroline dentro, anche questi qua, sistemi di numerazione, della sorta di registri. E l'altra cosa importante è anche, c'erano queste stelle da vedere, quindi calcolo e astronomia, osservare le stelle. Osservare le stelle, per esempio, veniva fatto sia dagli egizi, sia dai popoli mesopotamici, ma veniva fatto in maniera proprio così computazionale. Venivano studiate con molta precisione la posizione delle stelle nel cielo, ma non si consideravano come adesso le geometrie dello spazio, le interazioni gravitazionali, non si conoscevano, si pensava soltanto che queste stelle potevano essere utili per definire il tempo, si potevano considerare ad esempio qua per vedere, di predire, non so, la piena del Nilo, e più che altro si usavano non come astronomia, come la intendiamo oggi, ma come astrologia, come divinazione. Si prediceva il volere degli dèi, di qualcosa in base ai moti celesti. Non c'è nessuna logica in questo, però se ci pensate bene, ancora oggi c'è chi crede nell'astrologia, chi va a consultare l'oroscopo, più o meno fa le stesse cose. Diciamo che, ecco, gli egizi sviluppano la loro cosmogonia nei centri sacerdotali di Eliopoli, Menfi, Ermopoli e di Tebe. La loro concezione dell'universo parte da questi presupposti, parte da una serie di divinità che vengono generate da una coppia iniziale di divinità che vengono a loro volta generate da un dio precedente. E qua c'è la storia. Dai testi delle piramidi si parla della creazione del dio non creato Atum. Prevedevano un oceano primordiale, informe, dal quale a un certo punto nasce questo essere, Atum. Atum sale su una collina emersa da questo mare primordiale, con una sua deiezione, con uno sputo, crea Shu, che è il vuoto, ma non inteso come vuoto, inteso come spazio circostante, che per loro vuoto spazio non c'era molta differenza, e la dea Tefnut, che è l'umidità. Shu e Tefnut, seguendo questa idea antropomorfa, si accoppiano e da loro nascono Geb e Nut, che sono la terra e il cielo. Questi qua a loro volta hanno dei figli che sono Osiride, Iside, Set e Nefti, i quali a loro volta procreano l'umanità e quindi giungono a dare una spiegazione logica di come si è formato l'universo. Qua c'è una storia bella, ecco, questo qua c'è la creazione dell'universo preso dai testi dei sarcofagi, possiamo leggere: io sono le acque primordiali, unico senza secondi, questo è il luogo dove mi sono sviluppato durante il grande evento del galleggiare che mi è capitato. Io sono colui che si è sviluppato seme che nel suo stesso uovo. Io sono colui che ha iniziato da qui, acqua primordiale. Vedete, il riferimento è sempre all'acqua, è una civiltà che nasce sulle rive di un fiume e che dalle acque trae la sua ragione di vita. Guarda l'inondazione delle acque, è sottratta da me, guarda, io sono ciò che rimane. E attraverso il mio potere che ho determinato il mio corpo, io sono colui che mi ha fatto, fu come io ho voluto, secondo il mio cuore, che ho costruito me stesso. Ora io voglio fare una piccola parentesi su queste parole qua. Leggendo su queste parole ho fatto una connessione che può anche essere forse non corretta, però per quelli che già conoscono l'argomento potranno smentirmi o meno, ma trovo una certa similitudine tra il nulla quantistico, tra il vuoto quantistico e questa descrizione qua. Questo mare informe, il vuoto quantistico, con le sue onde di energia, le fluttuazioni dalle quali a un certo punto nasce la prima particella di materia. Concordate con me, fisici? Un'interpretazione un po' così. Prego, prego, se avete da. Un'espressione dice qualcosa. Un'associazione di idee. Un'associazione di idee, non dico che. Non c'è nessuna logica in questo, però insomma, sostituendo i termini può dare un po' l'idea. Quindi c'è un concetto comunque di nascita di qualcosa dal nulla. Oh, e adesso
che abbiamo finito con la parte così di favolistica della questione, cominciamo a vedere cosa succede ai tempi dell'antica Grecia, in pratica, quando finalmente si comincia a ragionare più in termini, tra virgolette, scientifici rispetto a queste impostazioni. Ai tempi degli antichi greci si fanno ci sono delle scuole di filosofi, quindi non c'è più una casta sacerdotale che detiene la conoscenza e che viene infarcita con concetti mitologici, e i filosofi ragionano su quello che vedono, su quello che pensano di vedere, su quello che ritengono. Un inciso da fare: il concetto intanto della materia che hanno i greci. I greci, se avrete sentito, che sono stati i primi ad avere il concetto di atomo. Non è lo stesso atomo che abbiamo noi. Era il concetto di sminuzzare qualcosa fino al punto in cui questo oggetto fosse diventato indivisibile. Ed era molto più grande di un atomo nostro. E loro considerano la natura formata da quattro elementi fondamentali, che sono il fuoco, l'aria, che sono gli elementi che vanno verso l'alto, l'acqua e la terra, che sono gli elementi che cadono verso il basso. E anche qui ci sono varie scuole di pensiero. Ad esempio, Talete dice che il principio primo è l'acqua e perciò afferma che la terra galleggia sull'acqua. Anassimandro dice di no, dice che il principio non è l'acqua, ma un'altra natura infinita, l'etere, da cui nascono e in cui si dissolvono per necessità tutte le cose. Anassimene dichiara che il principio primo è invece l'aria. L'aria si rarefà, diventa fuoco, va verso l'alto, si condensa, diventa vento, nubi, acqua, l'acqua ricade alla terra e la terra diventa pietra. Questo influenza molto il pensiero dei greci, lo influenza molto perché lo useranno per definire il concetto che la Terra è ferma al centro dell'universo e non può cadere più, non può spostarsi da lì, non si può muovere, perché essendo essa il punto di massima concentrazione, non può cadere in nessun altro posto. Non conoscevano la gravità, attenzione, non conoscevano la gravità, per cui hanno questa definizione. Però anche già loro non erano però fissi sull'idea che la Terra dovesse essere per forza al centro. C'erano delle scuole di pensiero che dicevano: no, guardate che secondo noi la Terra ruota intorno al Sole, ruota con un periodo di 24 ore. Però andavano, queste ultime persone qua non sono state in grado di dimostrare in maniera solida e sostanziale che la Terra ruotasse intorno al Sole, perché il loro pensare andava contro questo fatto della Terra come punto centrale in cui tutto ricadeva. Ci sono alcuni che ritengono che il cielo sia immobile e la Terra ruoti intorno allo stesso asse da occidente verso oriente, compiendo un giro ogni giorno. Ora, loro dicevano, per quanto concerne i fenomeni celesti, quindi le stelle lontane, questo non comporterebbe nessun problema particolare. Il problema che sfugge a questi signori qua, ciò dicevano, è che se la Terra ruotasse, badate bene, se la Terra ruotasse, tutti i corpi non agganciati ad essa, quindi tutto ciò che non tocca la Terra, si muoverebbe in una maniera particolare. E potrebbe andare solo in senso opposto a quello della Terra. È stato un po' un discorso che ha fatto Galileo quando abbiamo fatto la lezione sulla relatività, che la goccia d'acqua lasciata cadere all'interno del bargello così cade ugualmente nel vaso e non cade indietro sul ponte, perché nel frattempo la barca si è spostata. Però ve lo faccio vedere in una cosa simulata. Supponete che questa qua è la Terra, qui c'è un nostro oggetto che scagliamo adesso nel cielo, e secondo gli antichi greci, se la Terra avesse ruotato intorno al Sole, si fosse mossa, sarebbe successa questa cosa qui. La Terra avrebbe ruotato e il corpo sarebbe caduto da un'altra parte. Lo rivediamo un attimo, se non fosse... L'oggetto sale, non è più a contatto con la Terra ruota e l'oggetto ricade. Non ricade intorno a chi l'ha lanciato, ma cadrà ben ben più in là. Perché? Perché perde il contatto con la massa terrestre. Tra i vari pensatori dell'antica Grecia, appunto, chi sostenne in maniera molto vigorosa il fatto che la Terra era ferma al centro dell'universo e tutto il resto le ruotava intorno fu Aristotele. E lui era molto convinto di quello che diceva, perché viveva
e ragionava esattamente nelle convinzioni del suo tempo. Credeva nel mondo eterno, era un discepolo di Platone. E pensava che questo mondo era eterno, era destinato a durare per sempre e che fosse anche molto simmetrico, perché la simmetria era una cosa altamente importante, cioè che la sfera era il solido perfetto per eccellenza perché aveva infiniti assi di simmetria. Da qualunque parte fosse stato girato avrebbe mantenuto la sua simmetria. La sfera è un solido perfetto, l'universo è di per sé stesso perfetto, universo perfetto, sfera perfetta, l'universo è sferico. E quindi ne consegue la sfericità dell'universo e la sfericità della Terra. Platone aveva detto queste parole. Ecco perché Dio tornì l'universo come una sfera che tra le figure la più perfetta e la più simile a se medesima. Perché Dio giudicò il simile infinitamente più bello del dissimile. Egli gli diede il movimento più adeguato al suo corpo, e cioè quello tra i 7 movimenti che più si avvicina all'intelligenza ed al pensiero. Ed ecco perché, imprimendo al mondo la rotazione uniforme nello stesso luogo, lo ha fatto muovere con moto circolare. E poiché tale rotazione il mondo non aveva bisogno di piedi, Dio lo generò senza gambe né piedi. E quindi il mondo stava sospeso per virtù di se stesso, per della sua forma e della sua rotazione impressa dal primo motore. La Terra non ruota, però ricordiamocelo. Ruotano le sfere intorno. Quindi, abbiamo la Terra sferica, l'universo sferico, abbiamo i corpi celesti che si muovono, bisogna trovare un meccanismo che metta tutto insieme. Platone decide che ci sono 55 sfere. Non chiedetemi perché 55, non 54, non 60, decide 55. Prima era stato da un altro filosofo considerato in 33 sfere, Platone decide, Aristotele decide che sono 55. Sono 55 sfere cristalline, quindi di cristallo trasparente, imperniate una nell'altra e che non hanno nessun vuoto tra una e l'altra. I corpi celesti sono adesi a queste sfere e queste sfere ruotano. Oh, ricordiamo che i greci non sapevano nulla di attrito, di forze di tipo newtoniano, e pensavano che questo moto fosse insito nelle cose, e il moto era dovuto, secondo loro, e su questo anche avevano avuto qualche problema, Aristotele ha avuto qualche problema, a dire da dove arrivava il moto. Decide che nell'ultima sfera, oltre alle stelle esterne, c'è un qualcosa, quello che poi diventerà la divinità del cristianesimo, quella che poi troviamo nella Divina Commedia di Dante, oltre all'Empireo. C'è un primo motore che trasmette di sua volontà, per sua volontà propria, trasmette il moto alla sfera più esterna, la quale, ruotando, pian piano trasmette il moto con velocità angolari diverse alle varie sfere che stanno al loro interno, una dentro l'altra, fino ad arrivare alla Terra, che è fissa. Con questo sistema qui si riescono a spiegare il moto dei pianeti, si riescono a spiegare, avendo ben 55 sfere disponibili, si possono aggiungere eventuali comparse di corpi, tipo le comete, e dare una definizione molto semplice. Ricordiamo, tutto sferico, le orbite sono circolari, perché il cerchio è perfetto, anche lui. Si parla di perfezione. La perfezione e anche il fatto di non avere spazi vuoti, perché un solido che non sia un solido tipo la sfera, tipo il cilindro, sia un solido regolare di questo tipo qua, ruotando lascerebbe dei momenti in cui non c'è materia al suo interno. Ad esempio, vediamo qua un attimo, il cubo ruotando lascia dei vuoti, la sfera no, il cilindro neanche. Per cui Aristotele decide niente spazi vuoti, movimento rotatorio, circolare, e l'universo funziona in maniera perfetta. Il movimento circolare era il movimento più naturale che esistesse e anche più perfetto. Dice, ogni mutamento di luogo, che chiamiamo spostamento, è o rettilineo,
o circolare o misto. I due moti, infatti, sono gli unici, questi due sono rettilineo e circolare sono i moti più semplici. Ogni spostamento semplice è di necessità o dal centro verso l'esterno o attorno al centro. Poiché tra i corpi gli uni sono semplici, e sono i quattro corpi fondamentali, fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, e gli altri sono composti da questi, è necessario che i movimenti dei corpi semplici siano semplici, quelli dei corpi composti siano misti. Perché ricordiamoci che i corpi si muovono e si attraggono tra di loro in virtù della loro similitudine. La terra attira la terra, l'acqua attira l'acqua, il fuoco e l'aria attira l'aria. Quindi i corpi leggeri vanno in alto, i corpi pesanti vanno in basso. E se il movimento circolare è primo rispetto a quello rettilineo, quindi è più importante, è più puro, è più corretto, il moto circolare sarà proprio di un altro corpo semplice, più divino ed anteriore ad essi, e quindi è il primo motore che dà il moto a tutto quanto l'universo. E questo scrive Aristotele nel De Cielo. Bene, l'universo di Aristotele funziona per i tempi in cui siamo, va abbastanza bene, però ha delle piccole incongruenze che man mano che si va avanti nel tempo non riesce a spiegare. Ci sono dei moti planetari che non sono circolari, ci sono dei moti retrogradi, non si trova una risposta convincente, fino a quando nel 130 d.C. Claudio Tolomeo idea una teoria nuova, modifica un po' questo universo. Questo qua è Tolomeo e questo coso che ha in mano non è un crocifisso nel senso nostro, è un bastone di Giacobbe, è uno strumento composto simile a un sestante, serve per misurare degli angoli e delle distanze. Tolomeo, forte delle sue osservazioni, ridefinisce nuovamente questo universo, sempre geocentrico, fa delle piccole modifiche, riduce qualche sfera e dice che come differenza principale che i corpi celesti non sono più attaccati direttamente alle sfere, ma sono attaccati su degli anelli che a loro volta sono uniti alle sfere. Vabbè, la differenza fondamentale è quella. E poi si trova di fronte al problema che certi moti non sembrano perfettamente circolari, ma sembrano, diremo noi oggi, ellittici. Se il presupposto è che il moto deve essere circolare, l'unico modo che abbiamo per vederlo non più tale è uscire dal centro di rotazione, quindi essere un po' eccentrici. In tal caso ci sembrerà un po' più lontano in certi momenti, un po' più vicino quando sarà più vicino a noi il corpo che si muove. E quindi cominciamo già a spostare la Terra un pochettino da parte. Creiamo l'eccentrico, però va bene, a questo punto abbiamo risolto il problema delle differenze delle orbite, ma ci resta il problema dei moti retrogradi. Allora viene creato un sistema che quanto mai macchinoso ci poteva essere, l'epiciclo sul deferente. L'epiciclo cos'è? L'epiciclo è un'orbita del pianeta intorno, un'orbita sempre circolare, del pianeta intorno a un suo centro. Il centro di rotazione del pianeta non è la Terra, ma è l'orbita circolare intorno alla Terra. Per cui un'orbita circolare più grande intorno alla Terra e un'orbita più piccola del pianeta intorno all'orbita intorno alla Terra. Questo sistema qua mi dice che se il movimento del mio pianeta P è sincrono con quello del punto C, il pianeta si sposterà in maniera regolare intorno alla Terra. Se invece a un periodo leggermente diverso, il mio pianeta non farà più una circonferenza, ma farà una figura di questo tipo qua. E sono i moti retrogradi, che noi sappiamo oggi essere moti apparenti. Ci sono dei pianeti che però non rispondono bene neanche a questo tipo di modifica. C'è Marte. Marte è anarchico, non ne vuol sapere di rientrarci dentro, ad esempio. Allora cosa inventano i tolemaici? Inventano un'altra circonferenza, un'altra orbita dentro all'orbita. Usano le quante. Le quante è un punto equidistante tra il centro della circonferenza deferente e la Terra. Praticamente è un po' come se fosse un secondo fuoco dell'ellisse, simile. Per cui il pianeta ruota nel suo epiciclo sul deferente, però rispetto al centro di equante.
E questo discorso qua viene riprodotto sempre di più, con sempre maggiori complicazioni, fino al punto che diventerà veramente una cosa di difficile comprensione. E sarà poi il motivo per il quale Copernico comincerà a rimetterci un po' le mani dentro, proprio per eliminare questa cosa qui, delle quante. Ecco, vediamo perché il moto retrogrado, ad esempio Marte. Marte è un'orbita più esterna rispetto a quella della Terra e fa la sua orbita, diciamo, in circa 2 anni terrestri, 687 giorni per esattezza. Quando sarà nel punto più lontano, questo qua, il punto meno 5, Marte comincerà ad avvicinarsi verso la Terra. Quando sarà in prossimità della Terra, e lo vediamo poi bene nella diapositiva dopo, Marte sembra che inverta il suo moto per un breve periodo, per poi ritornare ad allontanarsi. E questo qui, ad esempio, ecco, ruota, seguite la traccia del pianeta, e questo, quando raggiunge questo punto, al punto più vicino, vedete che sembra rallentare, cambiare senso di rotazione per poi riprenderlo. Questa figura a cuore è dovuta semplicemente a un effetto di parallasso, un effetto ottico. Quando Marte arriva, noi lo siamo qua da Terra, lo vediamo tranquillamente e si avvicina verso di noi. A un certo punto, traguardando Marte sullo sfondo celeste, lo vedremo in questa posizione. Quindi rispetto alla Terra lo vediamo spostato e comincia a cambiare direzione di movimento. Quando la Terra, che si muove più velocemente, sarà allineata con Marte, lo vedremo in questo punto qua, che è il punto più vicino. Poi la Terra si sposta e Marte resta indietro alla Terra, non è più davanti. Restando indietro lo vedremo non più da questa angolazione ma dall'angolazione opposta, e Marte tornerà ad allontanarsi. Quindi l'anello che si compie è questo giro qua. Ecco. E questo è soltanto un effetto ottico, non è reale. Marte non torna indietro, non inverte il suo moto. Allora, l'universo di Tolomeo effettivamente ha dei limiti che possiamo guardare criticamente noi adesso, ma ai loro tempi non venivano considerati. Dice: andando avanti si sono resi conto che la Terra non era perfettamente sferica, e già questo fatto di non essere sferica andava contro l'idea della sfericità perfetta del globo. Quindi già cominciamo a perdere un punto. La Terra doveva essere al centro, doveva essere importante, piazzata al centro, ma perché l'abbiamo spostata un po' più in là rispetto al centro? Per far quadrare i movimenti. Allora, forse c'è qualcosa che non va in queste cose. Perché devo spostare anche il deferente lontano dalla Terra? È il centro, deve ruotare l'intorno. Quindi c'è qualcosa nell'universo di Tolomeo che non va tanto bene. Io direi che... Vabbè, finiamo con questa cosa qua per stasera. Disse: se il Signore Onnipotente mi avesse consultato prima di imbarcarsi nella creazione di questo mondo, gli avrei consigliato qualcosa di più semplice. Pare che l'abbia detto Alfonso X di Castiglia quando si mise a studiare i moti del cielo, che probabilmente non ne poteva più. Disse: mamma mia, ma perché l'ha fatta in questo modo qua? Ecco. Se non c'è nessuna richiesta particolare, ci risentiamo con la seconda puntata della telenovela, quando verrà schedulata. Lo chiederemo poi al nostro presidente quando riterrà opportuno, e continueremo il nostro discorso. Grazie dell'ascolto.